C'era un solo risultato a disposizione per Palermo e Bari. I pugliesi vincono e spingono irrimediabilmente in C1 i siciliani e nel contempo si avvicinano a quella Serie A che difficilmente ora dovrebbe sfuggirgli. Generoso e sfortunato il Palermo che nella partita dell'ultimissima spiaggia parte ad handicap dopo il gol in apertura di Olivares. Ma i rosa vogliono lasciare la B a testa alta e cominciano a creare occasioni che tuttavia non producono risultati apprezzabili. Il Bari si limita sostanzialmente a controllare in virtù della migliore organizzazione di gioco e del tasso tecnico superiore dei suoi uomini. Anche dopo l'espulsione di Favi all'inizio della ripresa, i padroni di casa non si rassegnano ad un destino cinico e baro e con Saurini al 27esimo mantengono accesa la fiammella della speranza. E qui emerge tutta la differenza che c'è tra le due squadre: Palermo disperato ad attaccare con limitati mezzi a disposizione e Bari che senza scomporsi più di tanto in contropiede dà la mazzata finale alla povera navicella rosanero. Il killer si chiama Ventola e così lo scontro fratricida tra due squadre meridionali sancisce l'inferno della C1 per una città di 1 milione di abitanti. Al termine Fascetti parla di prospettive. Sono tre partite, incontriamo tre squadre, praticamente due credo a Padova e Foggia fuori dai giochi, quindi molto pericolose. E l'ultima speriamo col Castel di Sangro, che il Castel di Sangro sia salvo. Partita di fine stagione fra Foggia e Genoa con i padroni di casa molto più insidiosi e autoritari del pur motivato Genoa. Già in apertura Di Michele arriva tardi sul limitante cross di Tangorra. Poi un pregevole scambio fra Pisano e Gössens, ma il suo tiro finisce a lato. E Foggia proporsi in avanti, anche se in fase conclusiva non riesce a pungere. Ogni tanto il Genoa fa capolino in area avversaria, ma con poca convinzione. Bisogna attendere la fine del tempo per vedere una bella punizione di Bortolazzi respinta da Mancini. Sembrano più tonici i guti all'inizio della ripresa e la conclusione di Gössens è respinta a corpo morto da Monaco. Esce il gioiellino Zanchetta per infortunio, ma il Foggia cerca ancora la via del gol. Bel duetto con la cone di Michele, il suo tiro è deviato in angolo da Nicola che rischia l'autorete. L'unico vero pericolo alla porta di Mancini viene da questa incursione di Nappi, ma il portiere si salva. Poi un bolide di Colacone dalla distanza si perde sul fondo. Alla fine Burnic appare contrariato per non aver centrato un successo di prestigio. Dopo aver vinto ben e Ravenna cos'è? Salvemini, quando la posta in gioco è alta la Lucchese non delude mai. Abbiamo ottenuto veramente dei risultati importanti, ecco. Dobbiamo ora continuare perché la salvezza non è ancora alla nostra portata, o perlomeno dobbiamo cercarla ancora, dobbiamo lottarla ancora, ecco. Abbiamo fatto un bel passo avanti, ora dobbiamo cercare di non mollare. Si affronta un avviso aperto Lucchese e Cesena. La posta in palio è alta, c'è in gioco la salvezza. Ne è venuta fuori una partita interamente dominata dai rossoneri, ma infatti il Cesena è riuscito ad imporre il proprio gioco. I padroni di casa, in vantaggio già al quarto minuto su punizione, calciata da Coppola ma deviata in rete da Rastelli. Il gol a freddo spiazza gli ospiti che si fanno vedere solo su tiri da lontano. L'unico dei romagnoli che prova costantemente a riequilibrare il risultato è Hubner, vicinissimo al gol al 19esimo. La Lucchese insiste con gli affondi, il raddoppio è nell'area. Al 36esimo infatti da un cross di Rastelli per Vannucchi nasce il secondo gol. Per il giovane rossonero è il primo centro nel calcio professionistico. Nella ripresa il Cesena prova ad avanzare il proprio baricentro, ma la difesa rossonera non si fa cogliere impreparata. Anzi è Pace al 21esimo a dare l'illusione del terzo gol. Quando ormai la partita sta per concludersi, è ancora Hubner a rendersi pericoloso, ma Braglia si supera salvandosi in angolo. È il Cosenza a rendersi per primo pericoloso con una conclusione ravvicinata di Guidoni al quarto d'ora. Ma sono i romagnoli ad andare in vantaggio al 20esimo sugli esiti di una punizione. Buono core allunga ad Aloisio che batte Bonaiuti. Il buon momento dei giallorossi si concretizza con il raddoppio di Luppi. Non si perdono d'animo i calabresi che accorciano le distanze allo scadere del tempo con una rete di Tatti. Nella ripresa i cosentini comprimono i ravennati nella loro metà campo fino al 32esimo, quando restano in 10 per l'espulsione di Circati, resosi responsabile di un fallo su Suoc in corsa verso la porta. In superiorità numerica, i giallorossi potrebbero arrotondare il risultato con un tiro di Gadda finito sul palo.
È invece il Cosenza a riagguantare il pareggio con Florio quando l'incontro è alle ultime battute. Un punto di speranza per i calabresi, ancora una delusione per i romagnoli. Abbiamo avuto la forza di credere nel risultato fino alla fine e dopo un primo tempo che noi abbiamo giocato secondo me sottotono, il secondo tempo siamo stati capaci di rimettere in piedi la partita. Abbiamo disputato un grossissimo primo tempo, poi nel secondo tempo la stanchezza si è fatta sentire nettamente, è venuto fuori il Cosenza, ha pareggiato. Abbiamo sentito una conclusione, pronta la risposta di Chimenti, che si ripete subito dopo sull'inzuccata di Zanutta. Al sesto ciccio artistico distinto, blocca De Santis, ma è sempre più e solamente Pescara, fiondata di Palladini, palla sulla traversa. Al ventesimo arriva il primo gol, Giampaolo al suo sedicesimo sigillo stagionale approfitta di una indecisione di Grimaudo e fa secco Chimenti. Alla mezz'ora si mette in evidenza il portiere del Pescara, bravo a intercettare una punizione di Tosto. Poi il raddoppio pescarese firmato da Greco con questo tocco di destro. E dallo scadere di tempo il numero di Giampaolo che serve a Palladini su un piatto d'argento la palla del 3-0. La partita in pratica finisce qui, le nostre note di cronaca si spostano al dopogara per segnalare gli incidenti tra le due tifoserie, prontamente sedati dall'intervento delle forze dell'ordine. Ma sentiamo Delio Rossi al microfono di Antonio Monaco. I rimpianti fanno parte del guardarsi indietro, non bisogna guardarsi indietro, anche perché io sono abituato a guardare avanti, non indietro. Ho detto che i bilanci, i resoconti li faremo la 38esima giornata. Per il momento godiamoci questa vittoria, una vittoria importante. Il Chievo conquista a Leuganeo la seconda vittoria esterna del suo eccellente campionato, ma 5 punti di svantaggio dal Bari sembrano un divario difficile da colmare a 3 domeniche dalla conclusione del torneo. Il gol del successo su un Padova brutto, abulico e impreciso, porta ancora una volta la firma di Cerbone, 17esimo centro stagionale ottenuto al 37esimo della ripresa, quando sugli sviluppi di un corner dalla destra, con palla bucata da tutta la difesa biancoscudata, il centravanti in semigirata metteva dentro a fil di palo. Per il Padova l'occasione del pareggio, al 90esimo, capitava sui piedi di Lucarelli. L'attaccante, beccato dai tifosi della curva, sprecava però così da 2 passi l'opportunità. Vittoria meritata comunque quella del Chievo, squadra più organizzata e con molte più motivazioni dei padovani, i quali avevano fallito il gol del vantaggio, sempre nella ripresa, al 32esimo, quando su punizione di Lantignotti De Franceschi spediva al volo sull'esterno della rete. Ma gli uomini di Fedele, lo si era capito subito, avevano già la testa proiettata alle vacanze. Franco, io non... Grazie a Cremonese. Eccepibile quella della Regina contro un Torino in versione giovane al Comunale di Reggio Calabria, un 2-1 che fiacca di molto le speranze e soprattutto le pur giustificate ambizioni di una grande di ritornare tra le sue pari. Il parere dal tecnico granatavieri raccolto da Orazio Cipriani. Si è fatto avanti il Bari, ha fatto 3 punti a Palermo, perciò penso che il quarto posto se lo gioca il Genova e il Bari. Ma ieri i Granata, che non hanno certo giocato da protagonisti questo campionato, si sono ritrovati davanti a un collettivo organizzato e determinato a conquistare i 3 preziosi punti salvezza in palio, riuscendoci grazie ad una difesa attenta e a un centrocampo a dir poco spumeggiante. Il resto l'ha fatto l'ex Dionigi, che in 6 minuti, dal 35esimo al 41esimo del primo tempo, ha deciso le sorti della gara. Una doppietta che lo ha riportato al vertice della classifica dei marcatori della Serie B. Ininfluente la rete del Torino con Rocco al 45esimo. La seconda frazione, pur con spunti pregevoli, soprattutto dei padroni di casa, con Giacchetta e Pasino, non ha avuto quasi storia. Il commento finale di Guerini. Io sono preoccupato perché la nostra squadra, se sta in tensione, può fare risultato dappertutto. Noi dobbiamo assolutamente chiudere il campionato domenica prossima. Il Venezia vince per 3-2 e condanna forse definitivamente la Cremonese alla C1. È stata una gara in salita per i lagunari, che avevano chiuso il primo tempo in svantaggio di 2 gol. Un Venezia impallato, come si suol dire, nei primi 45 minuti, incapace di forzare il ritmo e nonostante la prima azione da gol di Bellucci, il cui tiro è deviato da Edoardo, è la Cremonese a spingere sull'acceleratore tanto che si porta in vantaggio con Mirabelli. I lombardi insistono con Perovic e Gregori, manda in angolo. Si fa vivo il Venezia con una combinazione Maragon-Bellucci,
Edoardo però non si lascia sorprendere. La Cremonese allo scadere era doppia, ancora con Mirabelli lasciato solo davanti a Gregori. Nella ripresa dopo il cambio Brioschi-Ballarin entra Pellegrini al posto di Fogli. Azione pericolosa della Cremonese, Gregori salva Superovic. Poi entra Polesella al posto di Pedone, il Venezia cambia tattica iniziando una serie di attacchi che scardinano la difesa lombarda. Prima è Zironelli ad accorciare le distanze. Un minuto dopo, il Venezia pareggia con Polesel su bella azione personale. Incursione di Pellegrini che viene atterrato in area e il signor Rossi decreta il penalty. Del tiro si incarica Bellucci che porta a tre le marcature. Il Venezia insiste, gran botta di Polesel che si stampa sulla traversa. Ultimo attacco della Cremonese ma Gregori toglie la palla dalla testa di Perovic.